Siamo con l'organizzatore di questa sagra, Salvatore Pestillo. Penso che possa essere contento di come sta andando. C'è moltissima gente e si stanno divertendo, stanno ballando e stanno mangiando anche bene. Certo, abbastanza, perché naturalmente sono 6 anni, questo è il 6° anno, quindi conoscono la cucina e tutto quanto. Si ripeterà dopo questo successo? Sì, sempre. Oh, a settembre ce n'è un altro, facciamo pettere e fagiole, salsiccia uguale, altri prodotti. Ha dei ringraziamenti da fare a conclusione di questa manifestazione? A tutta l'amministrazione comunale, i frati minori, il parroco, tutti quanti, e i miei collaboratori naturalmente, perché se non sarebbe per loro, da solo non potrei fare niente. Vicino all'organizzatore Salvatore Pestillo, il sindaco di Fondi, che non è mancato a questa occasione, a questa sagra della salsiccia. Ma credo che non potevo mancare, sono stato anche qui l'anno scorso e sono stato anche nelle altre edizioni, anche da semplice cittadino e da consigliere provinciale quando sono stato eletto, perché è un momento per stare insieme e credo che l'associazione guidata da Salvatore Pestillo abbia saputo cogliere lo spirito. Tra l'altro una serata bellissima, allietata da musica, vedo tantissima gente che si diverte ed è un'occasione per vivere anche nelle zone un po' più decentrate rispetto al centro. Oggi tra l'altro è la festa della mamma ed è un'occasione per festeggiare con tutte le mamme delle querce, non solo, perché sto vedendo che poi è la sagra della salsiccia che si fa in questa contrada, ma vedo tantissime persone che non sono di questa contrada, quindi credo che sia il risultato migliore e il successo di un'organizzazione che ogni anno va sempre meglio e trova sempre maggiore partecipazione. Qui alla sagra della salsiccia di Fondi l'assessore Onorato Di Manno, che non fa mancare mai la sua presenza, soprattutto in questa zona a lei cara. Ma io sono presente un po' per tutto il territorio, perché sono tanti anni che faccio politica e quindi poi mi piace sempre di stare vicino ai cittadini, diciamo, delle borgate, delle campagne. Capito? Questa sagra arriva dalla 6ª edizione, è un appuntamento ormai importante per la contrada e per la città tutta. Io ringrazio gli organizzatori di questa sagra e speriamo che fanno sempre come stanno facendo, perché stanno facendo molto bene, quindi li ringrazio a tutti quelli che organizzano queste manifestazioni, perché sono manifestazioni che fanno bene ai cittadini, specialmente delle borgate, per la socializzazione, perché stare insieme si sta molto bene, si incontra con i vecchi amici, perché oggi si va in giro con le macchine, non si va in giro più a piedi, quindi questo è un posto per incontrarci un po' tutti.